Ho trovato un territorio molto ospitale, oltre che bellissimo, gente accogliente, istituzioni pronte, recettive, disponibili, la prefettura solida, quindi diciamo ottime premesse. Grazie. Una prefettura che vuole essere aperta, ha detto. Una prefettura che vuole essere aperta, quindi aperta all'informazione, aperta alla cittadinanza e che vuole fare rete con le istituzioni. Sui problemi sociali pure ha sottolineato nella sua lettera di insediamento. Anche sui problemi sociali, tutto ciò che sarà necessario con diciamo, relazione alle tematiche e le problematiche che emergeranno nel tempo. I temi della sicurezza? Temi della sicurezza sono naturalmente una priorità, un tema al quale la Prefettura rivolgerà la massima attenzione insieme a quelli della tutela della legalità. Assolutamente. Lei da dove arriva e qual è stata la sua precedente esperienza? Io lavoravo fino a ieri al Ministero dell'Interno, alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, mi occupavo di accoglienza di migranti, quindi un tema piuttosto complesso che dovrò affrontare sotto altri aspetti anche su questo territorio. Anche se in Molise, insomma, i flussi dei migranti, il numero di migranti non è particolarmente elevato, almeno. Sì, in Molise non ci sono tanti migranti, però l'accoglienza è un dovere di tutti i territori, quindi anche noi faremo senz'altro la nostra parte. Ultima cosa, lei ha detto lo Stato c'è e questo è un palazzo aperto anche per risolvere la domanda che le facevo un po' prima, le tante vertenze che ci sono sul territorio, soprattutto in sanità. Ma sicuramente uno dei compiti specifici della Prefettura è anche quello della risoluzione delle vertenze di lavoro e quindi sicuramente questo è un tema che verrà affrontato in questa sede.